Un saluto a tutti ragazzi, allora in questo video nuova video recensione, diciamo, beh non è che sia un video recensione professionista, ma voglio parlarvi delle mie cuffie che ho acquistato all'incirca un mesetto fa e sono delle cuffie della Logitech di cui mi sto trovando veramente molto bene, le utilizzo sulla mia postazione qua alle spalle e soprattutto le utilizzo per editare i video di questo canale, quindi ragazzi ci vediamo subito dopo la sigla. Come mio solito fare ragazzi, partiamo da quella che è la confezione di vendita. Cosa troviamo nella confezione? Beh, oltre a trovare le solite cuffie della Logitech G533, troviamo anche la chiavetta USB wireless, che devo dire che poi tra l'altro ha anche un buon segnale di trasmissione e ricezione. E poi troviamo anche il cavetto USB, micro USB, sì purtroppo micro USB, anche se avrei preferito la USB-C, ma va bene così. E poi devo dire che questo USB marchiato Logitech, beh è sempre un piacere avere questi piccoli particolari. Allora, iniziando a parlare delle cuffie, beh sul padiglione auricolare destro lo troviamo pulito, non ha nessun tipo di pulsante, mentre invece tutti i tipi di pulsanti, tutti i controlli li troviamo sul padiglione auricolare sinistro e troviamo il connettore di ricarica, il bilanciere del volume, il pulsante accensione e spegnimento, il pulsante per la cancellazione del rumore e il LED di stato che ci indica relativamente se le cuffie sono accese o meno. E poi troviamo anche il microfono, che il microfono devo dire molto comodo perché se abbassato lo andiamo ad attivare, mentre invece se lo alziamo andremo a disattivare. Questa cosa funziona anche durante una videochiamata WhatsApp, Skype o qualche altro tipo di videochiamata che noi facciamo dal computer. All'interno dei padiglioni auricolari e proprio sotto dove noi andremo ad indossarle porta dei comodi cuscinetti che non creano nessun tipo di fastidio. Come potete vedere io le tengo qui alle mie orecchie, coprono tutti gli orecchi e devo dire che sono veramente molto molto comode. Io le ho utilizzate anche per tipo 3 ore di fila, non mi hanno creato nessun tipo di fastidio e devo dire che sono delle cuffie veramente molto molto funzionali. E poi troviamo anche altre due cosette, troviamo il regolatore che ci consente di regolare le cuffie in base alla nostra misura sia sul lato destro e sia sul lato sinistro e infine troviamo anche un comodo snodo che ci consente di chiudere o aprire le cuffie e appoggiarle in modo veramente molto molto comodo su un qualsiasi piano, che sia una scrivania, che sia un tavolo. Quindi come potete vedere con lo snodo che hanno su entrambi i padiglioni possiamo appoggiarle ovunque. Allora, come funzionano queste cuffie? Allora, per quanto riguarda la parte ascolto audio, devo dire che funzionano veramente molto molto bene ed hanno anche il surround 7.1. E proprio per questa cosa vi ho preparato una piccola clip di ascolto musicale. Beh, come avete potuto sentire, si sentono veramente molto molto bene ed hanno un audio ben pulito, chiaro, bilanciato, non si sente nessun tipo di rumore durante l'ascolto. Insomma, ragazzi, sono delle cuffie che offrono una qualità audio veramente eccezionale, per non parlare poi della qualità del microfono. Purtroppo non sono riuscito a farvi una prova, ma fidatevi delle mie parole, anche per quanto riguarda la parte microfonica di queste cuffie funziona veramente molto molto bene, sia gli interlocutori dall'altra parte delle videochiamate e sia io che sono stato dall'altra parte delle cuffie sono riuscito a sentire e sono riuscito a sentirmi a loro volta. Quindi per quanto riguarda parte audio e microfono funzionano veramente molto molto bene. Allora,
Queste cuffie sono dotate anche di un software proprietario di Logitech. Come potete vedere, il software lo tengo anche qua aperto alle mie spalle, ma andiamolo a vedere in modo più ravvicinato, che ci offre svariate funzionalità, dall'accensione che non appena vengono accese vengono subito rilevate attraverso la chiavetta USB, e se spente la stessa cosa, quindi accensione e spegnimento vengono subito riconosciute. E poi il software offre anche tante altre funzionalità. Innanzitutto ci mette davanti subito lo stato della batteria, e devo dire che ha anche delle animazioni veramente belle da vedere. Quindi, e proprio restando sull'ambito della batteria, beh, io queste cuffie le ho utilizzate per una settimana intera, sia per editare video, sia per guardare video da YouTube, ascolto musicale, e sono riuscito ad utilizzarle per circa una settimana. Quindi, per quanto riguarda la durata della batteria, anche questo mi ha stupito molto. Quindi devo dire che la batteria, ok, mi ha sorpreso. Non ho fatto 5-6 ore continue, ma durante la settimana una, due ore di ascolto musicale, video. Quindi devo dire che anche la batteria si è comportata veramente molto molto bene. E per ricaricarle, queste cuffie, impieghiamo circa un'ora e mezza alla ricarica completa. Però ritorniamo a software, beh, non solo ci mette davanti le statistiche della batteria, ma possiamo attivare e disattivare svariate funzionalità. Per esempio, possiamo andare ad attivare il surround 7.1 proprio come ho fatto io, andare a modificare vari effetti, possiamo regolare alcuni ambiti del volume audio. Insomma, abbiamo una vera e propria console che ci consente di andare a cambiare tutte le impostazioni di qualsiasi ambito di queste cuffie. Quindi, ragazzi, che dire, sono delle cuffie veramente veramente eccezionali. Io quando sto a computer non posso farne a meno di utilizzarle, soprattutto quando edito i miei video. E queste cuffie, beh, arriviamo alla parte più interessante, il prezzo. Allora, io le ho trovate su Amazon, anzi le ho acquistate su Amazon a tipo 92-93 euro. E beh, sì, devo dire che la spesa ne basta la pena, perché sono delle ottime cuffie, e sono delle ottime cuffie anche per chi fa gaming. Infatti queste cuffie me le ha consigliate proprio il mio vicino Luigi, quindi devo dire grazie a Luigi che mi consigli sempre delle cosette. Beh, dai, devo dire che un vicino gamer appassionato, beh, queste arrivano da lui. Quindi, al di là di questi particolari, ragazzi, se volete acquistare queste cuffie Logitech G533, trovate il link qua in basso in descrizione. E adesso il prezzo oscilla tra gli 80 e i 95 euro, perché l'ultima volta ci ho dato un'occhiata e stavano 82 euro addirittura. Quindi, se volete acquistarle e per avere altri dettagli, qua in basso nella descrizione il link diretto ad Amazon. Allora, ragazzi, adesso aspetto di sapere la vostra su di queste cuffie qua in basso nei commenti, se vi sono piaciute, se utilizzate altri tipi di cuffie, se le acquistereste. Insomma, ditemi la vostra qua in basso nei commenti, e vi raccomando, qualora questo video vi fosse piaciuto, lasciate tutti i vostri pollicioni in su. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, manca poco ai 10.000, ci tengo molto. Quindi, ragazzi, spingete quel pulsante iscriviti. E dopo esservi iscritti, cosa manca? Manca l'attivazione della campanellina delle notifiche, in modo da rimanere aggiornati su tutti i miei prossimi video in uscita. E condividete questi video, ragazzi, condividete a più non posso. E ricordatevi, sono presente anche su Instagram, @MiticoSnake, ve lo ricorda l'animazione qua in basso. E beh, io spero di avervi detto tutto su di queste cuffie, anche perché ve ne ho parlato in un mio
video precedente che riguardava la postazione, l'ho inclusa all'interno, quindi questo era un video leggermente più completo. Quindi ragazzi, beh, vi ho detto tutto e noi ci vediamo qui domenica prossima sul mio canale YouTube. Ciao! Intanto io le vado ad indossare perché devo editare questo video. Ciao!